Allora, io qua ho ricreato una cartella sul mio portatile che è di fatto del tutto simile a quello che avete fatto voi sul vostro computer. Quindi voi avete estratto Eclipse e Tomcat in C2 punti, io me lo sono messo nella mia cartella separata in modo tale da tenere le varie installazioni che ho separate. E quello che abbiamo in mano in questo momento sono due cartelle con un sacco di file dentro di cui non sappiamo tanto bene che cosa farci. Allora, diamo un'occhiata rapida e poi partiamo subito. Vabbè, Apache, un sacco di roba dentro. Quello che ci interessa sapere in realtà è che questo qua è il server su cui faremo girare, che useremo per pubblicare le nostre pagine dinamiche e tutte le varie strutture e oggetti software che impareremo a maneggiare a mano che andremo avanti col corso, ok? Quindi questa roba qua, che qua vediamo con insieme i cartelli, in realtà è il server, il software che fa girare il server, ok? Noi non lo vediamo mai così direttamente, ma lo vedremo sempre mediati da Eclipse, che è il nostro ambiente di sviluppo. Quindi il nostro ambiente di sviluppo si occuperà di avviare il server e pubblicare i dati sul server, ok? Quindi ci dà una mano. Questo va bene quando lavoriamo in ambienti di sviluppo, in aula. Se fossimo nel caso reale, a un certo punto, finito lo sviluppo, bisogna passare sul server vero, e lì per portare il file da pubblicare sul server vero bisogna lavorare a mano, ok? Quindi essenzialmente si finirà lo sviluppo, quando è tutto pronto si fa quello che si chiama il deploy, cioè si prende l'insieme di pagine, oggetti sviluppati e li si trasporta sul server di produzione, ok? Quindi quello che usiamo noi è un server del tutto identico a quello di produzione, ma tenuto nella bambagia in modo tale da lavorare localmente solo e quindi da poter gestire facilmente la pubblicazione e l'aggiornamento di pagine, perché le stiamo sviluppando in questo momento. In Eclipse abbiamo l'ambiente di sviluppo. L'avete già visto usare da professore, quindi facciamo che lanciarlo, basta fare doppio clic per chi lavora sotto Windows. Qui più o meno i computer sono tutti Windows, credo, quindi non c'è problema. Chi volesse usarla a casa sotto Linux, c'è Eclipse per Linux, quindi non c'è nessun problema. Il file eseguibile non sarà un exe, sarà un bin, ma non cambia nulla, ok? Stessa cosa per Apache. Apache esiste per un certo numero di sistemi operativi diversi, quindi anche lì non è un problema. Avete un sistema operativo diverso, vi scaricate la versione di Apache che va bene per quel sistema operativo e potete lavorare tranquillamente sul vostro computer di casa. Allora, la prima domanda che ci fa Eclipse quando parte, la prima volta in generale, è: attenzione, dove salvo i file? Cioè, questo qua è un ambiente di sviluppo, sviluppano dei progetti, delle pagine, anche solo dei file di testo, però qualcosa lo sviluppo, lo creo. Dove vado a salvarlo? Allora, la terminologia dice, Eclipse chiama il punto in cui salviamo tutte le cose sviluppate workspace, spazio di lavoro, assolutamente. Normalmente lo si definisce la prima volta, dopodiché lui si ricorda l'ultimo workspace utilizzato e quindi non c'è più bisogno di definirlo. Il consiglio è sempre: definite il workspace in una zona che sia vostra, specie se lavorate su un computer con un laboratorio che è condiviso. Quindi il workspace lo definite sulla vostra home, possibilmente. Nel mio caso, visto che questo workspace conviverà sul mio computer con altri workspace che ho già esistenti, lo andrò a creare nella cartella di questo corso, in modo tale da confinarlo a questo corso. Per cui io qua andrò a selezionare semplicemente la cartella corrispondente che ho preparato ieri, e gli dico di usare quella. Quindi a questo punto, se ritorno a vedere la mia situazione, quindi la situazione della nostra cartella del corso, ho una cartella in più che sarà quella dove vengono salvati tutti i nostri progetti di volta in volta. Allora, cosa succede? A questo punto Eclipse ha tutte le informazioni che gli servono. Sicuramente buona parte di voi avrà già usato Eclipse, penso, visto i risultati del questionario, eccetera. Quindi non siete nuovi, se sto dicendo cose che vi annoiano, ditemi. Poi sono avanti, che non c'è problema ad accelerare, non c'è neanche problema a rallentare, quindi
ditemi voi. Vabbè, pagina iniziale, come ogni buon sviluppatore, io la chiudo, perché essenzialmente dà solo un po' di informazioni su come funziona l'ambiente di sviluppo, ma noi dobbiamo usarlo, lo impariamo direttamente. Allora, che cosa ci manca ancora per poter iniziare a sviluppare la nostra prima pagina JCP? E quindi, se vogliamo, per iniziare a lavorare al primo esercizio che avete già visto con il professore, creare le classiche Hello World. Ci manca la parte in cui si dice l'ambiente di sviluppo, qual è il server su cui vengono pubblicati le pagine JSP nel nostro caso. Allora, se voi scendete, dovreste avere più o meno tutti questa schermata, se è particolarmente differente ditemelo, perché, ma non dovrebbe. Sotto la tab server trovate uno spazio vuoto, questa qua è la tab in cui Eclipse ci fa vedere l'elenco dei server a cui è collegato. Nessuno in questo momento, giustamente. Ah, tasto destro, new server, ok, e vado a configurare Eclipse per lavorare con il server Tomcat che abbiamo appena installato, ok? Quindi vedete che qua c'è tutta una lista di server possibili su cui Eclipse può pubblicare i dati. Noi lavoreremo con un server che viene da Apache, quindi sarà sotto la cartella Apache, ed in particolare sarà un server Tomcat versione 7. Se vi ricordate, lo zip era Tomcat V7.0.22. Ok. Localhost va bene, server name è quello che apparirà nella nostra tab, ci dirà che server è, quindi lasciamolo pure così, va bene, non è un problema. Next. A questo punto dobbiamo dire dov'è il server, perché finora abbiamo detto: guarda, ti stiamo per collegare un server Tomcat, è un Tomcat 7, si chiamerà Tomcat Localhost, è quello che è, ma dov'è? Per dire dov'è dobbiamo andare a prendere il tasto browser e andare a selezionare la cartella in cui abbiamo appena installato Tomcat. Quindi per me è nella mia cartella di sistemi informativi aziendali, per voi sarà in C2 punti Apache Tomcat 7.0.22. La selezionate e date ok. A questo punto abbiamo tutte le informazioni per poter far funzionare il nostro server. Sì? Cos'è che non riesci a trovare, scusa? Un attimo e ci arriviamo. Questo qua lo stai seguendo? Ah, questo qua si segue dalla tab sotto server, tasto destro, new, Apache. Ragazzi, anche se avete testo di esercitazione, se siete già capaci a fare queste cose qua, non c'è problema, potete anticipare. Se non l'avete mai fatto, cercate di seguire il filo, se no vi perdete. È normale, ormai dovreste saperlo. Ok, andiamo avanti. In questa parte qua avremo la possibilità di aggiungere ancora qualcosina, ma come vedete per ora è tutto vuoto perché non abbiamo ancora predisposto nulla. Finish. Ok. Ecco che adesso non è più vuota, ok? Qui abbiamo l'istanza del nostro server con lo stato corrente fermo e in attesa di ripubblicazione. Sì? Che errore ti dà? Come? Zeta lib in questo, sì. Il vicino funziona? Allora, se hai pazienza di seguire magari un attimo a schermo e poi appena finita lezione vengo a vedere. Com'è? Sì, sì, ok, io vai avanti. Ok, allora procediamo così perché sicuramente durante le esercitazioni capiterà che uno ha l'errore e nessun altro ce l'ha. Allora, finché gli errori sono sparsi e singoli, cerchiamo di tirare avanti la lezione e poi risolverli nei momenti di intervallo, i problemi, ok? Se invece si verificassero, ogni tanto capita, dei problemi diffusi, tipo su metà dei computer non funziona una parte, allora ci fermiamo un attimo e cerchiamo di capire qual è il problema, ok? Generalmente.
Ok, allora adesso abbiamo il nostro server che è fermo in attesa di ripubblicazione. Se volessimo farlo partire, guardate, io ho fatto tasto destro sopra il server, vedete che fra le varie opzioni c'è start. Nel momento in cui io faccio start, faccio partire il mio Tomcat locale. Vedete qua sotto dice start in Tomcat e lui mi dice, qua si apre la console che fa vedere l'output del server. Vedete qua il server è partito, ha scritto della roba in output, tanto per dire sto girando, queste sono le informazioni sul mio stato corrente. E qua nella tabella server vedete che siamo passati da stopped republish a started and synchronized, ok? Quindi avviato e sincronizzato. Avviato e sincronizzato, è sempre importante guardare questo quando lavoriamo, ok? Lo start di fianco al fermo o avviato. Perché quando è republish vuol dire che l'informazione sul server non è allineata con quella nel nostro ambiente di lavoro. È il momento in cui può capitare che uno provi la pagina e dice ma come, continua a non funzionare come prima, eppure l'ho cambiata, sì. È stata cambiata l'ambiente di lavoro ma non è ancora stata pubblicata. E allora qui normalmente ci sarà scritto republish, ok? In questo momento è perfettamente sincronizzato, non c'è niente nell'ambiente di lavoro, quindi non vedremo nulla. Sì. Tasto destro sopra start e non parte la porta 8080 occupata. Ok, allora è un problema con IIS, perché qua c'è IIS installato. 30 secondi sentiamo il tempo. Io magari prima di andare avanti vado direttamente a sentirlo. Scusa un attimo, si attacca questo cavo.
cosa ci deve sempre essere. Allora, vi faccio vedere come si fa per andare ai servizi di Windows. Poi su questa macchina non c'è, credo non ci sia Supercell, per cui non posso far vedere come si fa a uccidere. Comunque, andate in pannello di controllo, control panel, administrative tools, services, qua c'è il servizio installato di Windows. Per vedere quelli attivati dovete cliccare su Startup Type e vedere Automatic. In questi servizi da qualche parte c'è un super server che è qualcosa tipo questo signore qui che ho sfruttato, MS super server. Allora volete uccidere tutti i servizi dove è scritto super server. In teoria basterebbe reporting service, però potrebbe non essere sufficiente. Uccidete, fate stop su tutti i servizi dove, che partono sono SQL Server, tanto per il vostro corso non interessa, ok? Quindi stop, tutti quelli chiaramente in cui status prima del kill è start, quindi l'analisi di services che potrebbe essere il vostro signore che fa problemi, fate stop. L'integration services, questo qui non dovrebbe essere un problema, ma perché uccidere tutto e noi non abbiamo dei fatti questo qui. Dopodiché vediamo se ma se qualcuno ha già mandato i servizi e vediamo se si può parlare della epoca, vediamo se fanno parte tanto magari spero un po' non lo userà, faccio un passaggio, tanto qui noi venite martedì prossimo, giusto? Prima sì, di martedì prossimo, esatto. Quindi prima di martedì vai, metto in disable il working service. Perfetto. E poi quando dovranno usarla, qui ho staccato il volo al cavo cercando di fare una cosa. Ok. Di solito di bocca buona. Di solito, lo strano è che non vedi niente. No, ma quello... Io gli ho staccato il volo al cavo, non vorrei... Ok, almeno questo lo vediamo. Voilà, andiamo a recuperare tutto questo. Ok, se hai problemi... Sì. Allora, bene, siamo di nuovo operativi. Allora, a questo punto dovreste avere tutti il Tomcat nello stato starting e synchronized. Per vedere che sta girando abbiamo sempre due modi. Uno, guardare la console,
che ci dice poco, ma se non altro ci dice che il server è vivo, qualcosa l'ha fatto, ok? Poi andando avanti capiremo anche che cosa sono questi messaggi, però il fatto che ci siano vuol dire che è partita in qualche modo. L'altro modo, che è poi vicino a quello che useremo per vedere le nostre pagine, è schiacciare il pulsante della toolbar con l'icona del mondo, che essenzialmente apre il browser interno di Eclipse. Quindi Eclipse ha al suo interno un pezzettino che si comporta esattamente come un browser, con la sua barra degli indirizzi e così via. Qui dentro noi scriveremo semplicemente localhost 8080 HTTP e così via, e vedete che otteniamo risposta a una pagina di errore. Non spaventatevi, è giusto che ci sia questa pagina di errore. Quello che ci interessa vedere è che non è la pagina di errore classica che vediamo da Internet Explorer piuttosto che da Google Chrome piuttosto che da Firefox. Questa qua è una pagina di errore che arriva direttamente da Tomcat. Quindi è Tomcat che ci sta dicendo: occhio che a questo indirizzo non c'è niente di pubblicato. Va benissimo, non abbiamo ancora pubblicato niente, però questo ci fa capire che sta funzionando, ok? Perfetto. Allora a questo punto siamo a posto, abbiamo il nostro ambiente di sviluppo pronto per iniziare a lavorare. Come facciamo a iniziare a lavorare, quindi a preparare la nostra prima esercitazione? Beh, intanto a questo punto stoppiamo il server, perché non... in questo momento scriveremo la pagina JSP, quindi non ci serve avere il server che gira. Lo faremo partire nel momento in cui vorremmo vederla. Poi, in Eclipse il primo passo è sempre prepararsi un'area di lavoro. E quest'area di lavoro si chiama progetto. Tanti tipi di progetto. I progetti su cui lavoriamo noi sono progetti web di tipo dinamico, ok? Che in Eclipse si chiamano appunto Dynamic Web Project. Qual è la differenza tra uno Static Web Project e un Dynamic Web Project? Il Dynamic Web Project prevede la pubblicazione di un certo insieme di pagine server side sul server, quindi la pubblicazione di pagine che abbiano al loro interno del codice da eseguire in qualche modo, mentre lo Static Web Project prevede la creazione di semplici pagine HTML pure vecchio stile, ok? Quindi noi lavoreremo chiaramente con un Dynamic Web Project sempre. Quindi Dynamic Web Project, nome, io adesso gli do il nome esercitazione 1. Ok, vedete che sotto avremmo la possibilità di dire dove salvarlo, ma automaticamente viene salvato nel workspace, che va benissimo, ok? Quindi il motivo di avere il workspace è questo, che tutti i nostri progetti andranno nella stessa posizione. Dopodiché possiamo selezionare qual è il server su cui vogliamo pubblicare gli elementi di questo progetto. Noi ne abbiamo uno solo, e quella Apache Tomcat versione 7. Se ne avessimo più di uno, potremmo selezionare su quale server stiamo andando a lavorare. Ok, qui va bene così, lasciamolo pure. Finish. Ok, quindi da lì è andata avanti fino a... Vedete che in sostanza è apparsa questa nuova cartella o simile cartella esercitazione 1, dove c'è dentro un sacco di roba al momento inutile, ok? Al momento inutile perché non la usiamo con le pagine che sviluppiamo oggi la prossima volta, però nel corso la useremo. Qual è la parte che interessa a noi? Cioè dov'è che possiamo scrivere questa benedetta pagina JSP, che prima sembrava tutto facile, 30 secondi fatta, adesso ci stiamo impiegando mezz'ora. La scriviamo all'interno di questa cartella che si chiama Web Content, che come dice il nome è il punto in cui viene memorizzato il contenuto che andrà pubblicato sul web, quindi è il contenuto che andrà ad essere pubblicato da parte del server. Ok? Allora, se noi ci mettiamo su Web Content, facciamo tasto destro New JSP File, ok, iniziamo a creare la nostra prima pagina JSP. Chiamiamo l'esercizio 1, così poi apriamo l'esercitazione e ci riferiamo a quella. E
E vedete che il secondo passo dopo il nome ci consente l'utilizzo di quelli che si chiamano template. Eclipse ha al suo interno una serie di pagine predefinite, che sono dei piccoli scheletri di pagina con gli elementi che sono più noiosi da ricordare già inseriti all'interno, ok? Quali sono questi elementi noiosi da ricordare? Normalmente sono la dichiarazione del tipo di HTML, XHTML che stiamo usando, quindi il DTD della pagina. La dichiarazione del fatto che la pagina è una pagina JSP e quindi si programma in Java, eccetera, eccetera. Sono tutte cose noiose che richiedono tempo e che se dovessimo memorizzare dimentichiamo la settimana prossima. Abbiamo il vantaggio di poter usare già i template. Nel nostro caso tendiamo a lavorare semplicemente sviluppare una pagina JSP vuota con linguaggio XHTML, ok? Che sarebbe la versione più stretta dell'HTML, quella un po' più pulita. Quindi prendiamo questa qua, new JSP file with XHTML markup. Ok, fine. Perfetto. Vedete che fine corrisponde ad avere all'interno di web content la nostra pagina creata, esercizio 1 JSP, ok? Qui al centro della vista abbiamo il contenuto della pagina, il codice della pagina, in cui ci sono quelle parti che ci siamo fatti autogenerare, e quindi la dichiarazione XML iniziale, la prima direttiva Java Server Pages, che vediamo che questa qua è page, che è quella fondamentale, che dice attenzione, questa roba qua non è una pagina HTML, è una pagina JSP, ok? E il linguaggio che si utilizza per programmare gli elementi che ci sono all'interno è Java, ok? Quindi page, questa qua è una pagina JSP, language, il linguaggio di programmazione utilizzato per gli script interni. Tipo di contenuto, content type è il tipo di contenuto generato. Questa pagina qua, quando il server la esegue e la pubblica, che cosa fa vedere all'utente finale? Fa vedere HTML, ok? Poi, altre cose inutili, no, non inutili, che però sono difficili da ricordare, codifica dei caratteri, quindi come sono codificati i caratteri all'interno della pagina, non ci interessa. Perfetto, la parte sotto è sostanzialmente XHTML puro, per cui potremmo scrivere XHTML puro. Proviamo a scrivere un titolo. Vedete che abbiamo il suggerimento automatico, perché questo è un editor evoluto, quindi se io faccio minore H mi viene già 1 con la chiusura e così via, e mettiamo, che ne so, esercizio 1. Allora, questa roba qua non è una pagina JSP, o meglio, è una pagina JSP ma che non fa niente, ok? Dentro è contenuto statico. L'unica cosa che la distingue come pagina JSP è l'estensione e la direttiva iniziale che dice che è una pagina JSP. Però questo vuol dire che io posso andare ad eseguirla, a farla pubblicare dal mio server e vedere che cosa succede. Ora, che cosa ci aspettiamo? Niente di particolare, di vedere una pagina con scritto bello in caratteri grandi, non al centro della pagina, all'inizio, esercizio 1, fine, ok? Perché non abbiamo messo nulla di particolarmente attivo o interessante al suo interno. Allora andiamo a fare run. Vedete che quando fate run vi chiederà run dove, come, perché? Sul server, ok? Quale server? La prima volta ce lo chiede sempre. Tonkav7 at localhost, che è quello che abbiamo configurato noi. Se vi perdete fermatemi, perché questa qua è importante. Ok, finish. Vedete che cosa fa lui? Avvia il server, pubblica la pagina sul server, lo sincronizza e apre il browser al punto in cui la pagina viene pubblicata. E in effetti otteniamo quello che ci aspettavamo, una pagina con niente dentro, scritto esercizio 1 all'inizio.
però qua non ci interessava tanto imparare qualcosa di GSP fino a questo momento, ma imparare qual è la catena di produzione, no? Come arriviamo a pubblicare la pagina. Allora, a questo punto iniziamo a fare invece quello che era l'esercizio che vi ho proposto come esercitazione, che è molto più semplice di quello che avete già visto col professore, quindi dovrebbe essere tutto in discesa, no? Allora, andiamo a vedere subito il testo, così abbiamo un riferimento. Allora, io il testo ce l'ho da un'altra parte. Eccoci qua. Perfetto. Hello World. Allora, questa qua è la, se vogliamo, è la classica abitudine un po' malata dei programmatori di dire: come faccio a imparare un linguaggio di programmazione? Beh, inizio a scrivere una pagina che mi scrive ciao. Se ci riesco, vuol dire che se non altro ho capito i meccanismi generali, e poi da lì si costruisce. Stessa cosa che vogliamo fare noi: iniziamo a scrivere una pagina che ci dica ciao, ma che ci dica ciao non scrivendolo in HTML, perché è facile, l'abbiamo appena fatto, utilizzando i primi rudimenti di linguaggio. Quindi facciamo un ciao un po' più complicato. Ad esempio, ciao, oggi è il 5 ottobre. Oggi è il 5 ottobre, come facciamo a capire che è il 5 ottobre? Andremo a leggere la data corrente del server che pubblica la pagina, ok? E per far questo utilizzeremo un elemento di scripting server side, quindi un elemento JSP, in particolare una scriptlet si chiama, ok? Che erano quei pezzettini di codice che stavate scrivendo prima quando sono arrivato, ok? Quelli lì si chiamano scriptlet. Allora, torniamo in Eclipse al nostro esercizio. Apriamo un paragrafo, ok? HTML, quindi minore P minore barra P, e poi qua dentro prepariamo la nostra prima scriptlet. Come facciamo a identificare una scriptlet? La identifichiamo perché ha un segnalatore di inizio e un segnalatore di fine che è minore percento e percento maggiore, ok? Un po' come in altri linguaggi ci sono altri segnalatori ed è tutto simile, in PHP, per chi l'ha visto, è minore punto interrogativo PHP e così via. In JSP, adesso c'è anche lì, il segnalatore è minore percento. Allora, all'interno di questi segnalatori scriviamo codice Java, ok? In questo caso è uno script Java. Quindi qui dentro non posso scrivere minore H1, perché il compilatore Java non capirà mai l'HTML, ok? Capisce Java. Allora, qua dentro, se io voglio andare a scrivere buongiorno, non posso scrivere buongiorno semplicemente, dovrò utilizzare l'istruzione Java corrispondente. L'istruzione Java corrispondente sarà disponibile in vari formati. Il formato che voi avete visto col professore è questo qua, out, punto, ad esempio, println, e qua ci mettiamo buongiorno, magari dentro. E con la B maiuscola. Allora, analizziamo un attimino questa riga qua, perché sembra banale, ma ci sono già due o tre cose che una volta imparate non si dimenticano più. Allora, intanto è lunga, cioè io per scrivere buongiorno ho scritto più righe di programma che di informazioni che devo far vedere, ok? Quindi questo vuol dire che in realtà ci saranno alcune cose che sono più utili se scritte direttamente in HTML e alcune altre cose che invece sono irrinunciabili. Perché? Perché richiedono un'elaborazione essenzialmente, e quindi non si può fare a meno di scriverle con una scriptlet o con qualcosa di equivalente, ok? Nel nostro caso scrivere buongiorno era chiaramente rinunciabile, potevo scrivere direttamente in HTML e risparmiavo tempo e spazio, ok? Altra cosa, che cos'è out? Out è detta in parole semplici, è quell'oggetto che rappresenta
la risposta che verrà inviata all'utente, ok? Quindi la pagina che l'utente vedrà. Quindi out.println significa scrivi, stampa una linea sulla risposta che andrà a finire all'utente. E il contenuto di questa linea è quello che viene specificato fra le parentesi, che in questo caso è buongiorno, ok? Vedete che essendo del testo, il testo in quanto tale va sempre compreso fra virgolette. Sì. Sì. Vediamo solo se ci riesco. Preferenze. Generali, edito. Non so trovare lo zoom, eh. Ok, font. Era un po' più grande. Non è immediatamente ottenibile. Adesso è finito. Meglio? Forse un po' troppo grande addirittura. Vabbè, però adesso diventa facile. Preferenze generali. Facciamolo 16. Ok. Così è meglio? Ok. Allora, va bene, tutto quello che c'era da sapere su questo pezzettino di codice lo sappiamo. Ultima nota, occhio al punto e virgola. Questo è Java, tutte le linee si finiscono col punto e virgola. Molte volte all'inizio uno non capisce come mai c'è un errore, mi sono dimenticato di mettere il punto e virgola. Niente di particolare. Salvo, rilancio, magari utilizzando la configurazione che ho già, e vedete che adesso appare la scritta buongiorno, ok? Niente di che, l'unica cosa nuova è che l'abbiamo fatta generare dal server con un'istruzione. Allora ora proviamo ad andare ad utilizzare un oggetto vero, un qualcosa che ci dia delle informazioni che peschiamo dinamicamente, ad esempio appunto la data. Allora, per prendere la data dal server abbiamo bisogno di un oggetto Java che si chiama date. Allora, per chi
non avesse visto Java, non si ricorda, è smemorato come me. Esiste una cosa, adesso io sono in locale perché non sono collegato a internet, però magari posso collegarmi. Vediamo se riusciamo. Se no io ce li ho qua in locale. Ecco, esiste una cosa che voi trovate in rete senza problemi, io adesso non ero collegato a internet e quindi sono andato a prendere la versione locale, che si chiama Javado, che sarebbe la documentazione di Java. Voi quando installate una versione di Java qualunque sulla vostra macchina, dallo stesso sito potete scaricare un file zip enorme, che si chiama Javado, in cui c'è la versione locale di questa cosa qua. Ah, questa cosa qua chiaramente adesso sembra una roba sovrabbondante, sì. Hai lanciato direttamente o hai rivisto quella di prima? Hai fatto run della pagina, quindi davvero? Lo stato del server è started e synchronized e la pagina è stata salvata? No, ti sto elencando i controlli da fare perché quello lì suona tanto di non sincronizzazione. Se non lo vediamo 10 minuti lo vediamo. Ok. Allora, questo qua è il manuale. Tante parole, però qua sopra se voi andate a cercare date, che se io so già dov'è e ve lo raggiungo, non questo, quello sotto, ok, date, vedete che c'è tutta la spiegazione in cui dice sostanzialmente questa roba qua è una classe che ci permette di prendere la data corrente dal sistema, la data è fatta in una determinata maniera e così via, ok? Adesso non vi voglio annoiare andando a leggere le singole voci tutto. Questo era per dire, nessuno vi richiede di ricordare a memoria tutte le classi di Java. No? Penso che neanche i programmatori stessi di Java se le ricordino. No? Esiste la documentazione per questo. Quindi, io vi introduco delle classi, magari non le avete mai viste, se avete dei dubbi mi fermate. Se lavorate a casa e vi viene in mente, ma attenzione, mi sembra quella classe lì, ma non mi ricordo come si usa, come non si usa, vado a prendermi il Java, il corrispondente, e lo uso. Allora, usiamola direttamente. Buongiorno, vogliamo scrivere oggi è il e poi la data corrente. Allora, scriviamo un altro pezzo di script, magari mettendoci una capo in mezzo. Out.println oggi è il, poi come faccio ad aggiungere un valore che leggo dinamicamente a una cosa che invece è fissa? Vedete che questa qua è una stringa fissa. Allora, in Java si usa l'operatore di concatenazione, che è un più, ok? Quindi dietro le virgolette più l'oggetto che devo valutare, ok? L'elemento che devo valutare, quindi più che cosa? La data corrente. La data corrente abbiamo detto che si ottiene con l'oggetto date. Quindi io ve lo scrivo qua al volo. New date, vedete? New, parola chiave riservata che chi ha già programmato in Java conosce, significa semplicemente crea un nuovo. Che cosa? Oggetto di tipo date. Perché mi viene sottolineato in rosso?
perché al momento il compilatore di Eclipse, che è anche sincronizzato poi con il server, ok, quindi si comporta come compilatore del server, non sa dove recuperare questo oggetto, ok? Quindi dice sì, ok, sembra giusto, ma non so che cos'è. Devo dirgli dove trovarlo. Ah, per dirgli dove trovarlo devo aggiungere una direttiva, che è la prima direttiva che vediamo, che è at page import e qui sarà java.util.page. Vedete che aggiungendo questo è sparita la linea rossa. Che cos'è quella direttiva lì? Ah, si chiama direttiva e perché non scritto? Vedete che c'è quella chiocciolina dietro il percento. Indica che questa roba qua non è codice da interpretare, ma è un'istruzione che viene data al server, al compilatore che gira sul server. In questo caso dice guarda che in questa pagina non si utilizza il set standard del linguaggio, non solo, ma in più vogliamo anche utilizzare una classe che si chiama date e si trova dove? Nel package Java util, quindi nelle utilità di Java, ok? Io l'ho scritto a memoria perché me lo ricordo, dove lo trovavamo quello? Nel javadoc. Nel javadoc all'inizio c'è proprio scritto il package, ok? Sì, ma l'errore, deve mancare. Scritto correttamente il... Prova a salvare, perché a volte non aggiorna, quindi basta salvare e lui si accorge che l'errore è andato a posto. Sì. La chiocciola dice semplicemente occhio che questa è una direttiva, ok? Non è una script, è un'informazione che va al server, ovvero sia va all'elemento software che fa girare questa pagina e che gli spiega come interpretarla, di che cosa ha bisogno per interpretarla. Allora adesso se noi facciamo così, salviamo ed eseguiamo, il risultato è questo, ok? Fa schifo come formattazione, ok? È proprio brutto, però è la data di oggi, perché infatti è Wednesday, October 5, ora corrente. Quella chest 2011, chest identifica la time zone, quindi il fatto che siamo in Italia, eccetera, ok? Allora, adesso non è ancora bella, ma se non altro riusciamo a prenderla. Se io ricarico la pagina, cambiano le cifre, cambia l'ora, ok? E quando voi ricaricate la pagina, l'ora cambia. Perché cambia l'ora? Perché è passato del tempo, l'ora la leggiamo direttamente dal server e quindi otterremo qualcosa che è cambiato. Ecco perché si parla di web dinamico, perché cambia con fattori che possono essere tempo, informazioni, eccetera. Allora proviamo a dargli uno stile un po' più carino, cioè, insomma, formattiamo un pochettino questa data perché non ci piace tanto, così utilizziamo un altro oggetto. Ora, per formattare una data esiste un'altra classe che si chiama DateFormat. I programmatori Java non hanno mai avuto molta fantasia, quindi se voi immaginate un'operazione, più o meno il nome dell'operazione corrisponde al nome della classe, ok? Quindi io voglio formattare la data, DateFormat. DateFormat lo troviamo ovviamente sul javadoc, è qua, e ci permette di andare a formattare la data. Adesso io ve lo stavo facendo scorrere velocemente, ma c'è tutta una lunghissima descrizione per. In particolare noi usiamo una versione particolare di date format che si chiama simple date format. Non vi spaventate, queste cose qua tanto le rifacciamo e non sono fondamentali, è fondamentale il modo di lavorare. Allora, PQRS simple date format, eccoci qua. Oh, simple date format che cosa fa? Formatta una data
in accordo a una stringa che gli diamo noi e che gli dice come formattarla. E come glielo dice? Così. Se io scrivo y piccolo, dico che voglio stampare l'anno. Se io scrivo n grande, voglio stampare il mese dell'anno. Se scrivo w piccolo, la settimana dell'anno, e così via. Quindi concatenando queste lettere, formando una parola, ad esempio dd barra mm barra yyy, giorno, mese, anno, gli dico come formattare la data e quindi come questa data dovrà poi essere visualizzata. Ok? Quindi andiamo a creare la nostra data formattata. Quindi ci prendiamo il simple date format, guardiamo intanto dov'è. Guardate qua, vedete che è in Java text simple date format. Ok? Quindi lassù dovrò scrivere import java.text.simpledateformat. Ok? Allora, quassù aggiungiamo un altro uguale e diciamo import java text simple date format. Allora qua ovviamente non facciamo tutto in una riga perché sennò rimarrebbe complesso. Organizziamo il nostro codice un po' meglio, quindi io mi sono solo inserito un po' di spazio attorno per iniziare a ricamare e prepariamo intanto il nostro oggetto che serve a formattare la data. Quindi simple day format andiamo a vedere le lettere che io non mi ricordo più a memoria. Giorno di piccolo, giorno del mese, ok? Poi sono secondo mese nell'anno che è m grande e poi y piccolo è l'anno. Quindi io qua, se voglio giorno, mese, anno, farò dd due cifre per il giorno, mm due cifre per il mese, yyy quattro cifre per l'anno. Ok? Simple date format. Ok. Allora, che cos'è questo formatter? Formatter in Java si chiama istanza del simple date format ed è quella variabile, quell'oggetto che usiamo per andare a formattare correttamente la data che leggiamo dal server. Come facciamo? Lo facciamo richiamando un metodo, quindi un'operazione che questo oggetto ci mette a disposizione. Ok? In particolare questo metodo si chiama format. Quindi se io qua faccio formatter punto format, se mi ricordo è formatter punto format, questo qua, ok. Che cosa sto dicendo? Leggi la data, ok? Questo qua legge la data e la mette nell'oggetto date. Se lo stampo così com'è, ottengo la schifezza di prima. Qua invece non lo stampo così com'è, ma dico, ok, questo oggetto qua, passalo al formattatore, all'oggetto che sistema la data, il quale mediante la sua operazione format andrà a prepararla nel formato che gli ho indicato, cioè giorno, mese, anno. Ok? Allora, adesso se salvo e rilancio, vedete che, a parte il fatto che non ho messo lo spazio prima della chiusura delle virgolette, oggi è il 05/10/2011. Ok? Quindi quella robaccia di prima, passando attraverso il format, è stata sistemata a dovere. Ok?
Questa qua era la nostra prima semplicissima pagina. Ora sono le 11:30, quindi l'ora dovrebbe essere finita. L'esercitazione l'avete, se volete provare a giocare con i passi successivi è difficile, perché l'esercizio 2 richiede un pezzettino in più che dobbiamo fare assieme, però se qualcuno di voi volesse cimentarsi, provate pure. La prossima settimana continuiamo da questo punto, ok? Quindi partiamo con l'esercizio 2 e vediamo come si risolve. Sì. Allora, solo un secondo che intanto